Buongiorno a tutti, come al solito la prima cosa che vi chiedo è un feedback sull'audio. Poi ho scoperto che sono un sacco di persone che conosco personalmente e che saluto. E, bene, c'è questo sole che va e viene, ma la giornata non è che sia partita sotto i migliori auspici qui a Roma. Pioveva e faceva un po' molto freddo. E niente, io qui nella mia casa, come vedete, il mio quadro ormai è diventato una. C'è sempre quel quiz di quale città si tratta, quale città è raffigurata dentro quel quadro. Quiz che io amo fare con voi, tutte le volte. Chiaramente non si vince nulla, però si guadagnano 30 secondi per fare in modo. Brava Maddalena, Maria Maddalena Soccio è la vincitrice di oggi. Infatti già e quindi si porta a casa le mie congratulazioni e niente, possiamo iniziare. Allora, sì, parlava Patrizia di una famiglia, no? Spesso le famiglie sono viste in senso negativo, soprattutto in ambito corruttivo, ma insomma, prima o poi pure dovremmo costituire una famiglia in senso positivo. Quindi questo è un po' il nostro auspicio, di creare poi una rete che non solo appunto fruisca di webinar, fruisca di altre attività di questo tipo, ma che poi si faccia proprio portavoce magari di un nuovo modo di ragionare su queste tematiche, insomma, uscire un pochino da schemi sempre molto spesso rigidi e magari avere una. Provare ad aprire un pochino il dibattito su queste tematiche. Ok, allora oggi sì, è la seconda puntata, io vi farò una breve ripetizione di quello che ci siamo detti, ma il cuore della mia presentazione oggi è una cosa appunto che, scusate il gioco di parole, mi sta molto a cuore, che riguarda proprio l'etica delle scelte pubbliche. Oggi finalmente, dopo tanto tempo che ci giro intorno, trattiamo del famoso utilitarismo. Di radice, di matrice Jeremy Bentham, che è uno dei miei, come sapete benissimo, ispiratori, insomma. Vi segnalo, giusto perché, se no poi me lo scordo, un blog che io ho messo su ormai da qualche mese, più o meno da settembre dello scorso anno, dove stamattina ho postato un commento, insomma, su una cosa sui responsabili di prevenzione della corruzione. Quindi i miei colleghi, i miei amici responsabili, se vogliono, possono leggersi questo brevissimo post che ho scritto. Però, diciamo, lì c'è un po' tutto il pensiero che gira intorno a queste cose qui. Una cosa che vi vorrei chiedere, se volete, ci potete scrivere, insomma, mi sarebbe molto utile se anche voi parteciparte, insomma, comunque. Ve lo segnalo giusto per correttezza insomma, di relazioni con voi. Insomma, io scrivo su questo blog, sono, diciamo, il titolare di questo blog, insomma. Allora, invece cominciamo a parlare di conflitto di interessi. L'altra volta abbiamo sviluppato, questo è l'indice, la prima, la seconda parte, mentre oggi sviluppiamo soprattutto la terza parte. Poi la quarta parte l'avevamo vista proprio molto, molto sinteticamente, e la quinta parte poi riguardava la formazione valoriale di cui abbiamo appunto parlato l'altra volta. Oggi quindi ci concentriamo sul concetto primario. Prima però, anche a beneficio di chi magari non c'era l'altra volta, cominciamo a fare una breve panoramica. Di che cosa ha significato nella storia umana, culturale, filosofica, il concetto di conflitto di interessi, che chiaramente in epoca antica era molto diverso da quello che c'è adesso. Diciamo, tra i primi appunto, filosofi che si erano posti il problema c'era sicuramente Platone, di cui abbiamo in qualche maniera illustrato il pensiero contenuto nella sua pubblicazione. Insomma, nella sua opera maggiore, sicuramente La Repubblica, qua tripartisce in qualche maniera gli abitanti di una città tra cittadini, guardiani e re filosofi. Abbiamo visto come
guardiano rappresenta, diciamo, il funzionario pubblico che è costituito da una venatura di argento che abbiamo appunto, così abbiamo anche spiegato i capelli brizzolati che arrivano ai funzionari e ai dipendenti pubblici, come appunto la prova di essere guardiani. E abbiamo visto come all'epoca Platone non è che si ponesse il problema del conflitto di interessi così come lo conosciamo adesso, ma cominciava a ragionare su come allontanare i guardiani dal pericolo di servire altri, intervenire altri padroni, oppure di essere schiavizzati in qualche maniera dalla proprietà privata o dal fatto che esistessero delle relazioni, come per esempio le relazioni filiali, le relazioni con le proprie mogli. Abbiamo visto che la soluzione, diciamo, che era stata trovata era quello che ho chiamato il monachesimo istituzionale, cioè i guardiani erano persone che effettivamente, secondo Platone, dovevano vivere al di fuori della città, dovevano vivere in uno splendido isolamento, in modo che non fossero in qualche maniera sottoposti a pressioni di qualsiasi tipo, quindi non fossero così sicuri di non, di non obbedire agli interessi che non fossero quelli del bene comune. Questo è sicuramente una soluzione improponibile per la comunità di adesso, cioè per come funziona adesso la nostra società, insomma. Anzi, io accennavo anche l'altra volta il fatto che esistano conflitti di interesse in capo ai dipendenti pubblici è anche sintomo di vitalità del dipendente pubblico, il fatto che il dipendente pubblico abbia appunto degli interessi che siano esterni alla vita lavorativa, quindi che non stiamo parlando solo di interessi economici, stiamo parlando di tutta una platea di interessi che poi abbiamo visto hanno a che fare, come vedete questa slide, con le relazioni umane, le relazioni economico-finanziarie, certamente quelle professionali e quelle politiche. Ok, progressivamente nella storia dell'uomo, io poi ho preso riferimento a questi due esempi, diciamo, di ordinamenti molto diversi da loro, Stati Uniti e la Francia, il conflitto di interessi diventa sempre più una esigenza, diventa sempre più, diciamo, qualcosa da tenere sotto controllo. Negli Stati Uniti abbiamo visto perché con lo spoil system c'è sempre un forte ricambio ad ogni elezione, c'è un forte ricambio della dirigenza apicale, mentre in Francia perché appunto per valorizzare appunto la professionalità, l'indipendenza dei dipendenti pubblici. Volevo un attimo rispondere anche a un vostro precedente, avevo notato sulla chat qualcuno che parlava di conflitto di interessi è solo per i dirigenti apicali. Beh, è soprattutto per la dirigenza apicale perché, diciamo, il conflitto di interessi, diciamo, ha a che fare soprattutto con chi prende le decisioni e la libertà, la neutralità, l'imparzialità deve essere in qualche maniera garantita soprattutto in chi ha maggiori responsabilità, quindi sicuramente è in capo alla dirigenza apicale, ma non esclusivamente. Quindi ogni volta un dipendente pubblico si trova di fronte alla responsabilità di dover scegliere, quindi la scelta che sia esso un funzionario, diciamo, che riveste ruoli secondari, che sia invece un funzionario, un dipendente che rivesta ruoli di responsabilità maggiori, comunque è sottoposto a questo tipo di regime. È chiaro che, come negli Uniti, se la dirigenza apicale cambia sostanzialmente nello stesso momento in cui cambia la dirigenza politica, cioè la componente politica, è chiaro che c'è bisogno di maggiore accountability democratica, l'abbiamo chiamata, no? Perché entrano, diciamo, gli interessi dall'esterno e quegli interessi in qualche maniera devono essere, tra virgolette, puliti, devono avere dei confini, no? E quindi tutta la strategia, la politica del blind trust in America, anche in Italia adesso se ne sta parlando, ci sono delle proposte di legge sul blind trust molto interessanti, anche se non sono attualmente all'ordine del giorno dell'agenda politica, insomma. Perché, come sapete, il conflitto di interessi della politica in Italia non esiste, sostanzialmente. Allora,
Ci siamo poi soffermati su una definizione di conflitto di interessi. Abbiamo preso a prestito la definizione del professor Di Carlo, perché era quella più interessante, perché metteva in scena questo conflitto tra due oggetti diversi. Il primo oggetto l'interesse primario e il secondo oggetto appunto l'interesse secondario. Quando c'è quindi conflitto di interesse, quando un interesse secondario, che può essere finanziario o non finanziario, tende di una persona o agente, cosiddetto agente, tende ad interferire con l'interesse primario di un'altra parte principale verso cui la prima ha doveri precisi e responsabilità. Quindi, nella dinamica di questi due interessi, sta il conflitto di interesse. Quindi per capire il conflitto di interessi bisogna capire che cosa è l'interesse secondario e che cos'è l'interesse primario. Sull'interesse secondario possiamo, diciamo, citare un'amplissima letteratura, è molto più complesso, infatti lo vedete soprattutto al centro di questa trattazione, la questione dell'interesse primario. Quindi se ci fermiamo all'interesse secondario, possiamo mettere in scena, tra virgolette, tutta una serie di interessi che, ad esempio, prendendo il codice di comportamento, si possono evidenziare. Immaginate che il codice di comportamento, io dico, per il 70% tratta di conflitti di interesse, quindi in realtà è buona parte, diciamo, delle regole di comportamento del dipendente pubblico, ha a che fare col conflitto di interesse. Il conflitto di interesse non bisogna confondere, perché mentre il conflitto di interesse, questo anche ci aiuta a capire la definizione, mentre il conflitto di interesse è una situazione a rischio, la corruzione è un comportamento, quindi è qualcosa che dalla potenzialità diventa azione, no? E quindi c'è questa netta, specifica differenza che spesso non è colta, pensando che il conflitto di interesse è assimilabile, tra virgolette, a un reato, ma questo non è vero per niente, anzi, come vi dicevo prima, appunto, il fatto che una persona ha interessi è sicuramente da leggere come fattore positivo. Poi che questi interessi non debbano interferire nella decisione, nella scelta pubblica, questo è un altro discorso. Quindi la corruzione in qualche maniera è un comportamento che può nascere anche da un conflitto di interessi, ma potrebbe anche non nascere da un conflitto di interessi. Ok? Quindi questa è l'ampia platea di relazioni che generano interessi secondari. Come vedete, qui ci sono relazioni di tipo finanziario, relazioni politiche, ma anche relazioni affettive, amicali. Ce n'è una molto interessante, che è quella della relazione cosiddetta ambigua, dovuta alla ricezione di doni o altre utilità, su cui abbiamo ampiamente parlato anche in altri webinar. Abbiamo relazioni appunto di rappresentanza, relazioni professionali, poi le famose relazioni professionali future con il pantouflage, le revolving doors, cioè le porte scorrevoli, no? Tra privato e pubblico, quando un funzionario, un dipendente pubblico si precostituisce relazioni privilegiate con una società privata perché poi andarci a lavorare dopo. Questo è un conflitto di interesse tipicamente shiftato nel tempo, diciamo, stato nel tempo, molto interessante perché è una peculiarità, per esempio, delle aziende sanitarie, del mondo della sanità pubblica, ma non solo, insomma, però sicuramente lì il rischio c'è maggiore, insomma. Ok, quindi queste sono un po' le situazioni, i famosi interessi secondari confliggenti, che abbiamo un po' visti uno per uno. Adesso qui non vi sto a rifare tutta la storia. Ok, qui abbiamo visto come effettivamente l'interesse secondario agisce sull'interesse primario, che è l'interesse pubblico. Il significato delle parole tende a interferire. Qual è il significato di queste parole? Cioè tende a curvare la linearità verso decisionale pubblico. L'abbiamo descritto in questo modo,
Abbiamo visto come possono essere tre diverse curvature, la cosiddetta curvatura doppia, che è la prima che abbiamo visto, la linearità fallace, che sicuramente non, cioè, in quel caso abbiamo parlato di tenuta etica del decisore pubblico, anche di fronte alla spinta, diciamo, dell'interesse secondario, ma effettivamente anche a una tenuta etica poi c'è un danno reputazionale, perché la caratteristica appunto del conflitto di interesse, che non solo bisogna prendere le decisioni giuste, ma devono essere decisioni che devono apparire come giuste all'esterno. Quindi, se uno decide in conflitto di interessi, comunque, anche se ha una tenuta etica e quindi se persegue l'interesse pubblico, comunque è sottoposto, diciamo, agli occhi del pubblico e quindi si ha in questo caso un evidente danno reputazionale. Abbiamo visto come invece poi la cura non etica è quando effettivamente il decisore pubblico agisce o decide sotto la spinta del conflitto di interessi. Insomma. Per arrivare, e questo è il punto di partenza di oggi, alla definizione di conflitto di interessi per il settore pubblico. Quindi alla definizione del professor Di Carlo aggiungiamo oppure abbiamo, diciamo, delle paroline magiche che ci fanno in qualche maniera fare quel salto, diciamo, da una definizione neutra che appartiene un po' a tutte le categorie, che è quella appunto del professor Di Carlo, a una definizione che noi potremmo assumere per quanto riguarda il settore pubblico. Quindi, conflitto di interessi reale o attuale è la situazione in cui l'interesse secondario, finanziario o non finanziario, qui, fin qui tutto uguale, di un decisore pubblico, mentre prima era di un agente, tende ad interferire con l'interesse primario dell'amministrazione pubblica, verso cui il primo ha precisi e responsabilità. Ok? Quindi questa è la definizione propria per il settore pubblico. Quindi l'interesse secondario l'abbiamo un po' definito, adesso ci tocca passare a definire che cos'è l'interesse primario. Compito un pochino più arduo, perché qui dobbiamo entrare in alcune questioni, secondo me molto interessanti, quindi come dire, venite appresso a me, come direbbe qualcuno, perché facciamo un giretto, diciamo, nella storia della filosofia degli ultimi 300 anni, che è un giretto molto semplificato, io ve lo dico veramente in maniera, ma non perché chissà cosa c'è dietro, è molto interessante, per esempio, tutto l'aspetto dell'utilitarismo, appunto, di Jeremy Bentham, e vi invito veramente, anche perché entrate dentro, vi appassionerete sicuramente, a scorrere diciamo, tutti quelli che in qualche maniera in questi 3-4 secoli sono intervenuti e hanno modificato poi come si dice, l'originaria versione dell'utilitarismo benthamiano, come per esempio appunto Harrod, ma anche Stuart Mills. Ce ne sono alcuni molto, molto famosi e molto, appunto, che hanno contribuito veramente alla storia, diciamo, della cultura e della filosofia. Qui siamo proprio di fronte a che significa scegliere per il bene comune, cioè perché scegliere tra varie opzioni, qual è l'opzione che mi garantisce che io effettivamente ho scelto promuovendo l'interesse di tutti, promuovendo l'interesse collettivo, promuovendo il bene comune, chiamo come volete, insomma. È chiaro che questo ha a che fare molto, è visto chiaramente in contrasto con la promozione degli interessi particolari che sono propri del conflitto di interessi. Ok? Partiamo con il famoso utilitarismo benthamiano. Allora, voi sapete, Jeremy Bentham è un autore che io ho molto, non tanto per le cose che poi, per le soluzioni, diciamo, che lui propone, perché sono soluzioni che poi hanno visto tutti i loro limiti, insomma, oggi ne vediamo una che ha ampiamente dimostrato i suoi limiti, ma secondo me è molto interessante. Io ne ho parlato, anche se vi ricordate, in Trasparenza e Trasparentismi, quando lui appunto parla della sorveglianza, no? Della sorveglianza con quella famosa frase: più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo, che è un po' la chiave di volta
di tutto quello che sta succedendo anche adesso, come l'idea di trasparenza come sorveglianza. Quindi, secondo me, uno che ha visto le cose che accadono, le ha viste molto tempo prima e ci ha provato a spiegarle. Poi le soluzioni che ha trovato magari non possono essere viste da adesso abbastanza opinabili, ma l'interpretazione che ha dato, la lettura che ha dato alla realtà, secondo me, è di grande interesse. Allora, Jeremy Bentham, oltre a essere, appunto, a essere un architetto, un antropologo, era anche appunto un economista, o almeno si amava definire un economista della prima ora, e coniò come dire, questa linea di pensiero che lui chiama utilitarismo, che è una dottrina appunto filosofica di natura etica, ma è che poi entra appunto nello studio dell'economia, per la quale appunto è bene o giusto ciò che aumenta la felicità degli esseri sensibili. Cioè, l'utilità è ciò che produce vantaggio e che rende minimo il dolore e massimo il piacere. Quindi se un decisore pubblico si trova di fronte tra varie opzioni, dovrà scegliere quella che in generale aumenta la felicità degli esseri umani, in questo caso, degli esseri sensibili, ma soprattutto in questo caso degli esseri umani. Cioè, massimizza il piacere e minimizza il dolore. Ok? Questo è l'originario schema dell'utilitarismo benthamiano. Oggi vediamo sia la parte sua, sia la parte, diciamo, l'evoluzione di Herod, che appunto appartiene al XX secolo, quindi una finestra, diciamo, sul secolo scorso. Immaginate che tra questi due autori ci passano almeno 2 secoli, quindi immaginate che c'è un'evoluzione molto più lenta dell'utilitarismo per arrivare a dire con Roy Herod che in effetti l'utilitarismo debba limitarsi a stabilire quelle norme che, se seguite da tutti, garantirebbero cioè, del massimo benessere collettivo. Quindi, a differenza di Bentham, che definisce la miglior scelta possibile come quella che produce il maggior vantaggio e massimizza il piacere e minimizza il dolore, secondo Herod bisogna scegliere seguendo quelle regole che, se seguite da tutti, garantirebbero effettivamente la produzione del massimo benessere collettivo. Quindi la differenza sta sostanzialmente nel fatto che Jeremy Bentham in qualche maniera esclude qualsiasi ipotesi normativa, cioè bisogna solo stare attenti a quelle che sono le conseguenze di una scelta. Non bisogna seguire una regola, bisogna riunirsi e cominciare a pensare quali potrebbero essere i vantaggi maggiori per la collettività. Mentre Herod dice no, bisogna prima da una regola. Che se seguita da tutti garantirebbe l'utilità maggiore. È chiaro, si chiama utilitarismo deontologico, quello di Herod, sulla cui base poi vengono fatti tutti i codici deontologici che voi conoscete adesso, quindi le regole. Anche il nostro codice di comportamento, di cui parliamo tanto, nasce appunto come risposta all'utilitarismo benthamiano. Vediamo un po', andiamoci dentro a queste cose. Allora, la finalità della giustizia, secondo Bentham, è la massimizzazione del benessere sociale. Perché era così interessante questa teoria di Bentham dell'utilitarismo sociale? Perché finalmente, secondo, diciamo, si usciva un po' dalla questione che ciò che è bene e ciò che è male ce lo dice una regola, ce lo dice qualcuno che abita in paradiso, per esempio, no? Ce lo dicono altri. In realtà ciò che è giusto e ciò che è sbagliato nell'utilitarismo benthamiano non esiste di per sé, ma esiste in base alle conseguenze che quella scelta opera. E questo in qualche modo è affascinante perché esclude qualsiasi forma, diciamo, di codice, di norma, di regola, ma dà vita a una discussione su ciò che è più utile o meno utile. Quindi solo ciò che è più utile è giusto. Quindi l'etica diventa, come dire, algebra matematica, si direbbe proprio Bentham, cioè direbbe la scelta che massimizza l'utilità delle persone è la scelta giusta. Infatti non è un caso che dall'utilitarismo benthamiano nasca il cosiddetto welfarismo, cioè il welfare, no?
cioè la massima utilità per il numero massimo di persone. Quindi non hanno per Bentham rilevanza le considerazioni riguardo alla moralità dell'atto o la doverosità. Non esiste un'etica cosiddetta supererogatoria, ma qui chiaramente c'è un evidente problema, no? Nonostante sia molto rivoluzionaria, molto utile in quegli anni, appunto, per sdoganare, diciamo, tutta l'etica leaderistica, diciamo, di stampo appunto religioso, anche normativo, diciamo, e diciamo che accompagna in qualche maniera il positivismo, anche questo tipo di concezione dell'etica. Però c'è un problema molto forte. Qual è il problema? È che essendo la decisione sganciata da qualsiasi regola precostituita, ma facendo caso solo alle conseguenze delle azioni, allora ci potremmo trovare davanti a delle decisioni cosiddette aberranti, no? Quindi, per esempio, l'omicidio non è giusto o sbagliato in sé, l'omicidio lo dobbiamo giudicare, in alcuni casi può essere giusto ammazzare le persone se massimizza l'utilità generale per un numero maggiore di persone. Quindi si potrebbero uccidere delle persone per fare il bene maggiore rispetto ad altre persone. E qui, come immaginate, escono fuori tutte quelle ipotesi, diciamo, anche fantascientifiche. Appunto, c'era un film, non so se ve lo ricordate, che in una società futura in cui appunto non c'è diciamo, l'abitabilità del pianeta diventa insostenibile, allora si arriva a dover uccidere le persone che arrivano a un certo numero di anni. No? Non so, questo mi sembra che era un libro di Asimov, adesso non me lo ricordo, però l'idea è appunto che sembra la decisione sganciata da una regola morale, cioè il fatto che l'omicidio sia comunque un atto sbagliato, allora sia possibile uccidere per il bene delle altre persone. Immaginate che tipo di conseguenza questo ha poi avuto in alcuni casi. Quindi, dalla lettura benthamiana, sicuramente, che poteva essere sicuramente condivisibile, si evidenzia questo problema. Allora, secondo Bentham, allora, l'interesse primario, potremmo tradurlo, diciamo, dopo 4 secoli, arriviamo noi con il nostro problema di capire che qual è l'interesse primario, e definiamo l'interesse primario secondo Bentham. Il decisore pubblico opera una scelta che produce il massimo della felicità per il massimo numero di persone. Quindi, se voi foste, come dire, dei consulenti benthamiani e aveste di fronte a voi un decisore pubblico, gli dovreste consigliare questo tipo di scelta. Nel dilemma etico che si genera all'interno dell'animo del decisore pubblico, quale via percorrere? La via sicuramente da percorrere per Bentham è la massimizzazione della felicità o dell'utilità sociale per il maggior numero di persone. Questo chiaramente si pone in contrasto netto col conflitto di interessi, che invece rappresenta una utilità massima solo per un numero minimo di persone, chiaramente, a volte solo per una persona, quello che sta in interessi. È chiaro. Nell'ottica benthamiana, il conflitto di interessi è praticamente improponibile. Perché? Perché, come è abbastanza evidente, il decisore pubblico rischia di operare una scelta che potrebbe produrre il massimo della felicità per un numero minimo di persone, no? Cioè per colui o coloro che stanno in conflitto di interessi. Allora, come Herod invece risolve il problema di Bentham, sul fatto che, appunto, essendo conseguenzialista, Bentham, diciamo, in qualche maniera fa attenzione solo alle conseguenze della scelta, non tanto all'etica della scelta. Allora, Herod dice, introduce la regola, il cosiddetto utilitarismo deontologico, e quindi non sono gli atti che devono produrre benessere, bensì le regole, la cui osservazione, se ispirata da un'assoluta imparzialità, conduce a stabilire l'identità tra la ricerca dell'interesse privato e quello collettivo. Cioè, le persone si riuniscono, ragionano su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, pongono delle regole e poi queste decisioni devono seguire quelle regole, perché già qualcuno prima di noi ha pensato che quelle regole possono produrre il massimo dell'utilità per il numero
massimo di persone. Quindi l'utilitarismo, però Herod ci mette davanti un ragionamento, una riflessione fatta da una comunità per stabilire che alcune regole effettivamente producono quell'utilità sociale ed altre no. E quindi, come vedete, questo fa ritornare un po' indietro all'etica, diciamo, di qualcuno che riflette su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato prima di agire. Okay? Quindi l'osservanza di regole generali consolidate sul lungo periodo produce maggior benessere rispetto al compimento di atti che possono nell'istante apparire possono apparire più benefici. Quindi, per esempio, sempre sulla questione, facciamo un esempio, anche se in qualche caso mentire si mostra più vantaggioso che dire la verità, quando si considera un numero elevato di casi, ci si rende conto del contrario e si comprende che nessuna società potrebbe reggersi su una consolidata tendenza alla menzogna. Quindi questo è lo spostamento, diciamo, di prospettiva che fa Herod, c'è anche, diciamo, l'utilitarismo delle regole di Stuart Mill che lo precede, ma io ho voluto sintetizzare il pensiero di Herod perché mi sembra più pertinente. Quindi, se noi dovessimo passare, diciamo, da una decisione fatta sotto stile Benthamiano a una decisione presa sotto stile Herod, diremmo che l'interesse primario, viene perseguito se il decisore pubblico opera una scelta in ottemperanza ad una regola che, se seguita da tutti, produrrebbe il massimo della felicità per il massimo numero di persone. Quindi Herod, rispetto a quello che abbiamo detto prima con Bentham, introduce questa storia dell'ottemperanza ad una regola, no? Ed è chiaramente quello che succede un po' a tutti noi, osservando per esempio il codice di comportamento. Io, di fronte a una scelta, preso da un dilemma etico, non so cosa fare, che faccio? Consulto, ad esempio, il codice di comportamento, dico, o la procedura che in qualche maniera regola. Ad esempio il conflitto di interessi. Se io mi trovo in una situazione di grave inimicizia nei confronti di qualcuno, nei confronti del quale io poi dovrò emettere una decisione, che faccio? Se fossi in Bentham osserverei tutte le conseguenze dell'atto. In alcuni casi potrei comunque decidere di andare avanti, di non astenermi. Se invece sto nella situazione di Herod, consulto se qualcuno, cerco di capire se qualcuno ha già riflettuto e ha posto una norma che risolvesse il mio problema. E in effetti il codice di comportamento lo fa, risolve il mio problema e mi chiede di astenermi. In quel caso io mi astengo perché so che qualcuno ha già ragionato precedentemente sotto che astenendomi io produrrò una scelta migliore. Migliore che significa che produce il massimo della felicità per il massimo numero di persone. Ora, non so se è chiaro, però come dire, è interessante questa cosa qui, perché è esattamente come noi spesso decidiamo nell'ottica del bene comune, o spesso non decidiamo, ecco, forse sia rispetto all'ottemperanza delle regole, sia il fatto di produrre appunto per il bene comune. Quindi, quando c'è invece il problema del conflitto di interessi, con Harrod viene risolto in questa maniera. Nel caso di conflitto di interessi, invece, il decisore pubblico rischia di operare una scelta al di fuori della regola. Quindi, se io non mi astengo in caso di conflitto di interessi, sono al di fuori della regola. In questo modo, so già per certo, io già capisco, già sono sicuro che agirò producendo il massimo della felicità per un numero minimo di persone, perché sto in conflitto di interessi. Non so se è chiaro. Ok, grazie Patrizia, perché questo è un passaggio un po' complicato, l'ha spiegato bene. Allora, facciamo ancora per entrare meglio in questa. Immaginate farlo con i decisori pubblici, non solo con i funzionari, ma insomma con i politici, questo ragionamento, no? Sarebbe molto interessante. Però ad ora non lo possiamo ancora fare, insomma, se i decisori pubblici, la componente politica è immune ancora da queste nostre considerazioni. Insomma, loro sperano per sempre, noi piano piano speriamo di agganciarli in qualche maniera. Un esempio, siamo di fronte a un RUP oppure un componente di una commissione di valutazione di un appalto pubblico che in qualche maniera,
è un rapporto di grave inimicizia con l'amministratore delegato di una delle società che partecipano alla gara di evidenza pubblica. No? Classico esempio, codice di comportamento dice: grave inimicizia è uno appunto, un interesse secondario che può generare in qualche maniera conflitto di interesse, che genera sicuramente conflitto di interesse. Allora, qual è la risposta che devi dare? Devi comunicare, se tu senti di stare in questo rapporto di grave inimicizia, senti di stare, sei sottoposto a questi interessi, lo devi comunicare al tuo dirigente, no? Questo è un passaggio abbastanza semplice. Allora, come la risolverebbe Jeremy Bentham? Invece, Jeremy Bentham non gli interessa assolutamente la regola del codice di comportamento. Perché? Perché la sua rivoluzione proprio sta lì. Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non me lo dice una regola, un codice, la religione, perché lì si parlava soprattutto di religione, insomma, l'istituzione, qualcuno che sta fuori di me, ma io lo cercherò ciò che è giusto e ciò che è sbagliato attraverso una ricerca che è collettiva, cioè chiamerò tutti quelli che in qualche maniera possono essere interessati dalla mia decisione. E dovremmo discutere sulle conseguenze della mia scelta, cioè io gli porrò davanti varie scelte, cercheremo di analizzare insieme sia la scelta che massimizza l'utilità per il maggior numero di persone. Ok? In questo modo sarò certo di aver perseguito l'interesse primario della mia organizzazione. Però, come abbiamo visto, lì c'è un problema, c'è cioè il problema che spesso queste decisioni possono diventare aberranti, no? Perché non, appunto non seguono nessun tipo di regola normativa. Se fossi Roy Herrod, direi a questo RUP, vatti a vedere se esistono invece delle norme, un codice, dove questa fattispecie, questa cosa qui del fatto che tu ti senti in conflitto di interesse sia già stata osservata e sia già stata in qualche maniera predecisa, no? Effettivamente, il nostro decisore pubblico si fa questa ricerca e capisce che c'è scritta questa regola nel codice di comportamento e che la sua amministrazione ha adottato una specifica politica, regolamenta questa materia. E quindi, muovendosi all'interno di questo quadro regolamentare, che rappresenta un ragionamento fatto da altri, che in qualche maniera gli hanno semplificato la vita, cioè, gli dico, attenzione, è inutile che tu stai ogni volta che succede questa cosa ti metti a ragionare su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, lo facciamo noi per te. Quindi il codice di comportamento rappresenta questa forma di semplificazione autoritaria, però sicuramente una semplificazione. Il responsabile, appunto, chi è in conflitto di interessi, si astiene dalla decisione. E in questo modo sarà certo di aver perseguito l'interesse primario della sua organizzazione. Ok? Quindi se io fossi in Jeremy Bentham direi: attenzione amministrazione, non nominate nessun altro all'interno che si occupi di quel procedimento, perché quel RUP, nonostante sia in conflitto di interesse, siccome è molto competente, siccome è molto capace, è quello che mi garantisce la scelta migliore. E quindi la massima utilità per tutte le parti in causa. Questo al di là di ciò che potrebbe pensare l'opinione pubblica, che comunque viene a conoscenza del conflitto di interessi. Quindi, come vedete, la scelta di Bentham, diremmo, è una scelta che, anche se è in conflitto di interessi, prevede che quel decisore pubblico rimanga al suo posto. Perché? Perché analizzando tutte le possibili soluzioni, tutte le possibili scelte, alla fine si arriva a pensare che, siccome quella persona è estremamente competente, forse è il caso di lasciare lui a quel posto e fargli scegliere per il bene comune. E quindi questa è una scelta fortemente a rischio, no? Perché non è credibile, nel senso che il pubblico, l'opinione pubblica osserva qualcosa che non gli torna, dice, quello è quel soggetto in conflitto di interesse eppure rimane al suo posto. Anche se lui è molto competente, sicuramente deciderà al meglio, però questo sicuramente non è credibile da un punto di vista dell'opinione pubblica.
Però questa è una scelta inclusiva perché in qualche maniera gli interessi vengono, tutti gli interessi vengono collettivamente coinvolti nella scelta. Cioè, viene fatta un'analisi con tutti gli attori e alla fine si deve mantenere colui che sta in conflitto di interessi. Questo lo direbbe Bentham. Roy Herrod direbbe un'altra cosa. Se ci fosse un consulente harrodiano, consiglierebbe all'amministrazione invece di nominare qualcun altro all'interno che si occupi di quel procedimento per quella specifica gara, perché così è sancito da una specifica norma del codice di comportamento. La norma si fonda sul principio secondo cui è prioritario che l'amministrazione pubblica promuova nei confronti dell'opinione pubblica un'immagine di integrità al fine di consolidare il rapporto fiduciario con la cittadinanza. Cioè qualcuno che ha riflettuto su questo dilemma che chiameremmo etico ha deciso che probabilmente di tutti gli interessi in gioco, quello più importante da preservare è la cosiddetta trust in inglese, cioè la fiducia nei confronti dell'occhio esterno e quindi dell'opinione pubblica. Quindi anche se quel soggetto, il decisore pubblico, è sicuramente il più competente a prendere quelle decisioni, non possiamo però ammettere che quella persona continui a svolgere quel lavoro perché ne produrrebbe un danno reputazionale all'esterno. Questa è sicuramente una scelta più imparziale, cioè che garantisce una maggiore imparzialità, che sicuramente è una scelta anche più credibile, perché all'esterno osservano che quella persona ha fatto un passo indietro, ma sicuramente non è inclusiva, cioè non mette insieme tutti gli interessi per cercare di capire qual è la soluzione migliore. Quindi, come vedete, ci sono difetti sia nell'un caso che nell'altro caso. Vi vorrei anticipare che noi siamo soprattutto harrodiani in questo momento, cioè nel senso che come funziona adesso la pubblica amministrazione funziona nello schema di Herrod, non tanto nello schema di Bentham. E direi anche fortunatamente, nel senso che quello, almeno lo schema di Herrod preserva un certo grado di imparzialità. Il problema sta nella cosiddetta inclusività della decisione, perché anche nello schema di Herrod ci sono dei difetti. Il difetto più grande è che il decisore pubblico sceglie in funzione di una norma precostituita e quindi non si fa nessun tipo di ragionamento su ciò che è più utile, ok? Allora, come cerchiamo di risolvere anche questo problema? Noi sappiamo che nelle scelte pubbliche non esiste solo il conflitto di interessi dalla parte del decisore pubblico, esistono invece anche altri interessi, no? Che non sono proprio propri del decisore pubblico, ma che sono di coloro nei confronti dei quali la decisione produrrà i suoi effetti, i cosiddetti stakeholders, no? Adesso si usa questa parola. In una moderna concezione quindi del conflitto di interessi, a mio parere, bisognerebbe introdurre anche questi ulteriori interessi. Questi interessi, che sono chiaramente confliggenti, non li bisogna evitarli, non bisogna proteggersi da questo conflitto, ma invece occorre invitare, coinvolgere questi interessi, anzi bisognerebbe promuovere il conflitto, ma un conflitto gestito, un conflitto sano, per risolvere i problemi che ci creano sia la schema Jeremy Bentham, sia la decisione che sotto schema Roy Harrod. Interviene un terzo protagonista, un protagonista eccellente, direi, insomma, Amartya Sen, no? Che ci dice, attenzione, c'è la possibilità di risolvere questo problema. Cioè le scelte pubbliche dovrebbero essere formate utilizzando come base informativa le libertà di cui godono gli individui. Quindi nella teoria di Sen una possibile soluzione a queste questioni, e soprattutto alle questioni dei conflitti di interesse, è coinvolgere il maggior numero possibile le più diverse qualità di interessi all'interno del processo decisionale. Cioè qual è un altro modo per risolvere il conflitto di interessi? Perché quello che conosciamo noi, quello del codice di comportamento, è sicuramente un modo che garantisce in qualche modo l'imparzialità. Ma come tante cose che succedono nel nostro ordinamento, è come dire, qualcosa che esclude. Cioè, come succede anche per il divieto di, come si chiama quella cosa di conferire incarichi, no? Sono tutte barriere che noi poniamo quando ci rendiamo conto che il decisore pubblico ha dei problemi, no?
ma non cerchiamo invece di affrontare la questione da un punto di vista non negativo o limitante, ma un punto di vista positivo. In questo caso è la stessa cosa, cioè il conflitto di interessi non si risolve solo facendo astenere le persone o privando della vita privata appunto le persone, come pensava appunto, Platone. Il conflitto di interessi anche coinvolge tutti gli interessi all'interno della scelta, all'interno della decisione. Quindi l'inclusività della scelta, la cosiddetta partecipazione, questa è l'idea che c'è sotto la partecipazione. Riformulando la scelta, riformulando anche con Amartya Sen, quello di cui abbiamo parlato prima, potremmo dire che l'interesse primario di un'amministrazione pubblica viene perseguito se il decisore pubblico, che si muove all'interno dei limiti regolati dalle norme sul conflitto di interessi, cioè un decisore pubblico credibile, imparziale, perché non si trova in conflitto di interessi secondo lo schema del codice di comportamento, no? Quindi protezione. Opera una scelta attraverso un processo decisionale inclusivo, cioè coinvolgendo tutti i possibili interessi che hanno a che fare con la scelta, e qui sta l'inclusività della scelta, in modo tale da produrre una decisione imparziale che valorizzi al massimo le differenze esistenti tra individui ed interessi. Ed ecco, secondo me, la definizione di interesse primario forse più che mi soddisfa di più, non è detto che sia quella vera, attenzione, è quella che dopo un po' di ragionamenti mi sono fatto io e che mi soddisfa un po' di più, sicuramente mi soddisfa di più di quella sia di Bentham che di Harrod. Ora noi credo il passaggio culturale è quello appunto da Harrod a Amartya Sen, non tanto da Bentham, no? Però secondo me è interessante l'idea che il conflitto di interessi, oltre ad essere qualcosa che limita il decisore pubblico, è anche qualcosa che garantisce qualità al processo decisionale, quindi coinvolgere il conflitto di interessi, no? Che succede invece nel caso di conflitto di interessi? Il decisore pubblico rischia di operare una scelta parziale ed esclusiva, cioè chiusa alla partecipazione degli interessi coinvolti. È chiaro che in una situazione di conflitto di interesse del decisore pubblico, che dovrà fare, in qualche maniera fare l'interesse privato, l'interesse secondario, rischia di operare una scelta parziale, chiaramente, anche esclusiva, perché in qualche maniera non tiene in considerazione la platea degli interessi esterni. Ok? E qui appunto partecipazione e trasparenza, e qui chiudiamo questa parte qui, tornando a uno schema che mi è molto caro. Eccolo, che è questo, e che adesso secondo me si capisce meglio, insomma, almeno io l'ho capito meglio dopo che ho scritto la terza parte. E che cosa deve garantire il decisore pubblico quando si trova a operare una scelta? Quindi etica delle scelte pubbliche, significa quando una scelta pubblica è giusta e quando è sbagliata. Chiaramente in mezzo a queste due situazioni c'è un oceano di alternative, no? Che possono essere più o meno giuste e più o meno sbagliate, però in qualche maniera il mandato, comunque la responsabilità di un decisore pubblico, sia esso un politico, un funzionario di ultimo rango, un dirigente apicale, chiunque volete voi, teoricamente è quello che dovrebbe avere in testa quando si mette di fronte, quando ha di fronte il cosiddetto dilemma etico, cioè quando deve decidere tra alternative o che provocano utilità tutte e due, o che invece provocano come dice, dolore in qualche maniera. E quindi quali sono i principi che deve tenere a mente? Sicuramente l'imparzialità, abbiamo visto che l'imparzialità fa parte appunto di tutto campo del conflitto di interessi, quindi equidistanza degli interessi secondari e promozione dell'interesse pubblico primario, che deve essere sempre però tenuto ben presente che cos'è l'interesse primario, che in questo caso, come l'abbiamo definito alla fine, è il coinvolgimento e quindi l'ascolto di tutti gli interessi in campo per avere una massima, una scelta che massimizzi l'utilità e soprattutto valorizzi le diversità. Poi c'è la trasparenza, visibilità e tracciabilità del processo decisionale, questo non l'abbiamo detto nel conflitto di interessi, ma è uno degli elementi cardine. Abbiamo l'inclusività, cioè tutti gli interessi devono essere rappresentati,
E la fiducia, la scelta deve creare, deve essere credibile nei confronti dell'opinione pubblica. Se un decisore pubblico mi garantisce questo, io gli dico bravo, sei un ottimo decisore pubblico. Chiaro che non è facile, però quante volte osserviamo decisioni, scelte pubbliche fatte in mancanza di uno o più di questi criteri, chiamiamoli criteri, insomma, in realtà sono appunto valori fondanti, sono principi. Ed è anche una specie di griglia di osservazione che mi permetto di mettere alla vostra attenzione. Quando osservate decisori pubblici, la qualità del decisore pubblico sta proprio nella sua capacità di agire utilizzando la sua esperienza, la sua capacità per garantire l'esercizio effettivo di questi principi, insomma. Quindi quando osservate un decisore pubblico, la prossima volta non sarà mai più la stessa cosa. Ok. Perciò è così importante, secondo me, che anche i funzionari, cioè quelli che normalmente non decidono cose importanti, sappiano che significa, che sappiano che cos'è l'etica della scelta pubblica, sappiano cosa significa decidere nell'interesse primario. Perché così possono osservare un decisore pubblico che a loro è più vicino, che possono controllare meglio, possono in maniera evidenziare dove questi principi non vengono garantiti. Ok? Quindi, ultima parte, diciamo, è quello che ci dice Amartya Sen, per cui si rafforza, diciamo, questa idea, dicendo che il solo ambito nel quale una valutazione fondata sulla ragione può avere luogo è dunque quello pubblico. Una valutazione pubblica aperta a punti di vista esterni, basata su diverse esperienze vicine e lontane. Quindi apriamo al conflitto di interessi, no? Al conflitto di interessi però degli stakeholder, cioè dei portatori di interessi. La valutazione pubblica è caratterizzata da apertura, contrapposta a provincialismo, e imparzialità e dall'esistenza di uno spazio per il dissenso e il conflitto. Io avrei, chiaramente, se lo avete capito, apertura io la traduco in trasparenza, ma è la stessa identica cosa, perché tanto ormai i due termini viaggiano sulla stessa linea. Imparzialità, quindi l'altro principio che abbiamo citato prima, trasparenza e imparzialità, spazio per il dissenso e il conflitto, che in termini tecnici si chiama inclusività. Decisione inclusiva. Qui non c'è la credibilità, ma è chiaro che se uno garantisce tutta questa roba qua, sicuramente la scelta è anche credibile. Ok. Allora, è l'una. Io adesso mi fermo un attimo perché questa parte qua, come avete potuto capire, è impegnativa. Spero un po' di aver trasmesso anche, non dico che la passione che ti mette dentro questo tipo di studio, di analisi, che assolutamente non è una cosa teorica, perché se applicati questi discorsi alla decisione pubblica, io chiaramente non sono un decisore pubblico, però anche io prendo le mie decisioni, no? E anche io ho dei figli, insomma, ho delle responsabilità che sicuramente sono diverse. Anche io entro in un dilemma etico, spesso ci entro e spesso ci resto, ho detto molto sinceramente, non è che si risolvono così queste cose qua. Però quali principi mi debbono guidare? Qual è l'interesse primario? Allora, questa è sempre una questione molto delicata, soprattutto per esempio quando devi decidere qualcosa per il futuro dei tuoi figli, no? Qual è l'interesse primario? È meglio proteggerli o è meglio farli sperimentare la vita, no? È una questione molto delicata perché se tu in qualche maniera promuovi l'esperienza, promuovi la sperimentazione, spesso e volentieri c'è il pericolo, insomma, che qualcosa possa succedere. Quindi sono dilemmi che riguardano mettere insieme, come far dialogare dei principi che sono concorrenti. E questo è il dilemma etico, no? La scelta valutando principi e opzioni concorrenti che comunque ti provocheranno qualcosa che non che male, diciamo, no? Allora dovresti scegliere, come direbbe Bentham, per massimizzare l'utilità per il maggior numero di persone.
Eh sì, però tu che fai? Scegli l'utilità maggiore in assenza di qualsiasi tipo di norma, allora tu potresti scegliere anche il, come dire, l'omicidio, se vogliamo. Allora Harrod in qualche maniera dice: no, attenzione, ci sono delle regole sulle quali le persone già hanno fatto un ragionamento su ciò che è più utile e quindi applichiamo quelle regole. Però così è solamente il decisore pubblico diventa solo qualcuno che esegue delle regole. E non è inclusivo, no? Allora che succede? Apriamo, oltre a, diciamo, in qualche maniera a garantire l'imparzialità rispettando le regole che ci sono a monte, però apriamo all'inclusività degli interessi, cioè cerchiamo di far ragionare insieme gli interessi per cercare di preservare quella parte dell'utilitarismo che veramente ha fatto la differenza, no? Il cosiddetto conseguenzialismo, cioè scegliere avendo bene in mente quali sono le conseguenze della mia scelta per le persone, per gli interessi che ci sono in gioco. Ok? Questo è un po' il percorso, insomma, di quando uno si pone nella responsabilità di scegliere per il bene comune. Chiaro, da quello che diciamo poi all'effettiva osservazione dei fatti ci passa ancora, però noi dobbiamo introdurre questi discorsi all'interno delle amministrazioni pubbliche, cioè all'interno dei luoghi dove si decide per il bene pubblico. Lo dobbiamo comunque. Ok, proviamo a dare qualche risposta? Avete qualche domanda soprattutto su questa parte qui? Poi parliamo magari più della parte procedurale, che mi rendo conto che vi sta molto a cuore, no? Però quella è forse più, come dire, facile da. Ci sono le procedure, ci sono le regole, eccetera, eccetera. Ci può essere appunto qualche problema su quello, però il codice di comportamento e le altre norme sono abbastanza chiare, insomma. Esatto, vabbè, per esempio Giovanni dice una cosa che chiaramente fa emergere quello che vi dicevo prima, no? Che fare quando emerge l'incompatibilità nel caso in cui irruppe un tecnico e all'interno dell'ente non c'è nessun altro abilitato? Se io fossi Bentham avrei la risposta facilissima, ti direi lascia stare lui, non nominare nessun altro perché lui è sicuramente la persona più competente, è quello che ti garantisce una scelta che opererà. Che garantirà, diciamo, la massima utilità per il massimo numero di persone. Quindi, se io fossi Bentham, avrei la risposta facilissima. A Harrod ti direbbe: no, togli quella persona, perché anche se è la persona più competente, però si potrebbe essere imparziale. Dobbiamo seguire una regola che ci dice che è prioritario che le scelte che prendono quella persona siano anche credibili all'esterno. In questo caso, se tu lasci quella persona lì, questa scelta potrebbe non essere credibile perché le persone lo sanno che quella persona è in conflitto di interessi. Quindi Harrod ti darebbe quest'altra soluzione, che è completamente diversa, come poi nel primo caso lasceresti quella persona al suo posto, nell'altro caso ce la metteresti. Nel terzo caso di Amartya Sen ti direbbe, tra virgolette, siccome c'è incompatibilità, siccome dobbiamo garantire imparzialità, sicuramente rimuovi quella persona, ma dotati, apri, la decisione a un dialogo, a un dibattito con tutti, coloro che sono portatori di interesse in quella decisione. In tal modo ti garantirai la decisione migliore, perché a prescindere dal fatto che esista o no una persona competente, tu hai fatto un ragionamento approfondito sull'esito della tua decisione. E quindi Amartya Sen direbbe: nomina qualcun altro, ma apri il processo decisionale. Non so se sono stato chiaro. Cosa direbbe Bentham? In caso di grave inimicizia con il dirigente, come si valida in termini di conflitto di interesse il procedimento seguito dal marito in qualità di dirigente? Anche Bentham. No, Bentham direbbe: se il marito è uno che ti garantisce una scelta competente e quindi che garantisce la massima utilità, ti direbbe prendi il marito. A lui non gliene frega niente della regola che c'è dietro. Questa è l'idea rivoluzionaria di Bentham.
apocalittica, se vogliamo, però molto rivoluzionaria, perché immaginate cosa c'era prima di Bentham. Quello che sta scritto su un libro è la regola, quello che è quello che tu devi fare. Non esiste nessun tipo di possibilità di prendere in considerazione la conseguenza delle mie azioni, capite? È solo che qualcuno ha deciso 5.000 anni fa, 10.000 anni fa, immaginate voi quando, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Lui rompe questa. Poi se appunto è opinabile, è opinabile, però sicuramente a quell'epoca fu molto rivoluzionaria questa cosa qui. Ok? Allora, ritorniamo alle domande. Vorrei sapere se colui il quale riceve una delle spinte finalizzate ad orientare una decisione ha il dovere di denunciare tali episodi come tentativi di corruzione. Certo. Però qui siamo in una situazione diversa, eh. Quando ricevo una delle spinte finalizzate a orientare una decisione, non siamo in una situazione di conflitto di interesse, siamo in una, ecco, induzione, un caso di induzione alla corruzione, che è un vero e proprio reato penale. Quindi non c'è una situazione a rischio, ma siamo di fronte a dei comportamenti. Abbiamo già visto come i comportamenti sono molto diversi appunto dal conflitto di interesse. Sì, la risposta sicuramente è sì, è tenuto a denunciare perché esiste uno specifico reato che è quello di induzione alla corruzione. Io non sono uno specialista su questo, però mi ricordo abbastanza che è così, quindi forse è meglio verificare, però credo che sia così. Quando l'amministrazione può dire di aver verificato l'effettiva insussistenza di un conflitto di interesse? In che senso, Filomena? Magari spiegami meglio, perché l'amministrazione verifica l'effettiva esistenza di un conflitto di interesse attraverso una procedura standard, che poi tra l'altro è anche segnalata nel codice di comportamento, appunto, cui il dirigente deve rispondere in forma scritta a colui che appunto comunica che si trova in una situazione di conflitto di interesse. In quel modo verifica la sussistenza o l'insussistenza di un conflitto di interesse. Ok? Ok. Sì, è vero, parlo con Patrizia Engarte che dice che negli ultimi 20-30 anni la formazione per i dipendenti funzionari apicali non è mai esita. È interessante che se è complessa, crea conflitto e magari fa riferimento. Esatto, perché queste cose che io sto dicendo, se noi ci trovassimo in un'aula, una formazione diciamo normale, tra virgolette, anche questa potremmo definire la formazione. Immaginate anche cominciare a fare degli esempi, no? Come avete fatto voi, come ho cominciato a fare pure io, no? E io farei, per esempio, uno schema che si potrebbe fare molto interessante e molto divertente anche in formazione, quindi ve lo consiglio, è creare una squadra di persone che in qualche maniera incarna il pensiero di Bentham, no? E altre due che incarnano uno il pensiero di Herod e uno il pensiero di Amartya Sen, o chiunque voi vogliate, diciamo, chiamare a questo tipo di visione. Dopodiché si crea un caso. In questo io, per esempio, l'esempio che ho usato è quello della grave inimicizia, però si possono trovare altri 1.000 casi. E si fanno in qualche modo interagire questi diversi gruppi, cercando di capire qual è il punto di vista di Bentham, ma qual è il punto di vista di Herod e quello di Amartya Sen, e effettivamente poi qual è il punto di vista dell'aula. È molto divertente, molto interessante. Ed è una formazione che assolutamente non diventa noiosa, fatta su co casi concreti, quindi su cose che poi sono riproducibili, sono anche in qualche maniera vissute dai dipendenti pubblici in maniera più divertente, insomma, in qualche modo. Sì, sono d'accordo, secondo me questo è anche un modo per riattivare la mente delle persone. E non parlo solo dei dirigenti apicali, attenzione, perché lo stesso ragionamento sull'utilitarismo si può fare anche con la famosa tizia che si fa le fotocopie
abusivamente, insomma, no? Che con la macchina fotocopiatrice, chiaramente non arriveremo ad Amartya Sen, però cercheremo un ragionamento su ciò che è più giusto e ciò che è sbagliato in base alla, per esempio, alla conseguenza del suo atto. Certo, noi lo possiamo immaginare, perché Harrod direbbe: esiste una regola per cui che ti dice che il codice di comportamento ti dice appunto. Articolo, credo, 11,3, comportamento in servizio oppure utilizzo dei macchinari, che ti dice che i macchinari vanno utilizzati solo per scopi istituzionali, scopi. Perché è fatta quella regola? Perché qualcuno ha pensato che se tutti facessero come fa Marta, cioè che si fotocopia privatamente i libri, quell'amministrazione di lì a poco tempo avrebbe un default finanziario, no? Perché se quello fosse solo con le fotocopiatrici, sarebbe anche con tutti gli altri macchinari, insomma, in qualche maniera. Quindi, proprio nello schema di Harrod che dice qualcuno ha pensato che delle regole esistono perché quelle regole permettono di arrivare all'utilità massima per il maggior numero di persone. Ci sono già stati fatti quei ragionamenti che portano a mettere in campo proprio quella regola. Quindi questa è una decisione che non riguarda le grandi decisioni, cioè l'etica delle cosiddette grandi scelte pubbliche, ma riguarda l'etica della singola scelta, della scelta forse la più stupida, quella che ognuno fa ogni giorno, quotidianamente, di fronte al computer, se devo andare, se mi posso comprare un viaggio su internet, se posso utilizzare il telefono per telefonare in Australia, cose, chiaramente esempi molto stupidi che vi sto facendo adesso. Quindi non solo le grandi decisioni, è chiaro che le grandi decisioni hanno un impatto maggiore, quindi io mi aspetto di più dai grandi decisori, tra virgolette, cioè da chi ha in gestione un appalto pubblico sicuramente, no? Mi aspetto una maggiore attenzione a questo tipo di ragionamento. Questo non esclude tutti gli altri, secondo il mio avviso. Allora, Rocco mi dice, il problema non è il rapporto. Allora, Rocco credo sia rispondendo a qualcuno, poi me lo dice, insomma, il problema non è il rapporto di inimicizia, ma la difficoltà di convincere il dirigente responsabile del procedimento dell'importanza della tracciabilità delle procedure, della sua assoluta trasparenza per apparire credibili dagli operatori interessati. Esatto, perché probabilmente. Dice, Rocco ci introduce una questione proprio di merito, no? Dice, attenzione, il problema non è tanto che il dirigente o il resto, chiameremo il decisore pubblico, non sa di essere in un rapporto di grave inimicizia, che questo può causare, diciamo, un conflitto di interesse, ma è il fatto che questa cosa sia visibile dall'esterno, possa diminuire quella credibilità di cui parlavamo prima. E quindi, per esempio, per Rocco, il problema della trasparenza è sicuramente un problema, cioè il problema che lui osserva nella sua organizzazione e in altre organizzazioni è il fatto della tracciabilità, quindi della trasparenza come tracciabilità. Ricordate il secondo comma dell'articolo 9 del codice di comportamento, che mentre l'articolo 9, il primo comma, ci parla della trasparenza come il rispetto delle regole sugli obblighi di pubblicazione, sostanzialmente, il secondo comma, molto più interessante, ci parla della tracciabilità e visibilità del procedimento amministrativo e della riproducibilità di questo, che è l'elemento che crea la credibilità esterna, no? In assenza di questa tracciabilità, di questa trasparenza esterna, la scelta, anche se operata, come dire, con tutti i criteri e garanzie di imparzialità, rischia di non essere credibile, no? E questo provoca un grave danno a tutta l'amministrazione, non soltanto al decisore pubblico, ma è un effetto, diciamo, che si estende a tutti i componenti di quell'amministrazione. Coinvolgere il dirigente nel programma etico è un'ipotesi, verifica del conflitto di interesse, protocolli di legalità, partecipazione ai processi di moralizzazione del sistema. Tu dici che è un'ipotesi, cioè il dirigente del programma etico coinvolgerlo è molto difficile, no?
Sì, questo ce lo diciamo spesso, insomma, è chiaro. Però, insomma, è anche poco che abbiamo cominciato a ragionare su queste cose. Adesso cerchiamo di, come dire, di continuare piano piano come una goccia, come dice, sulla roccia, come i cinesi, come il cinese che aspetta che transiti il cadavere del nemico sotto il ponte. Cerchiamo di vedere anche il fatto che noi partiamo da una situazione molto, molto degradata da questo punto di vista, nel senso che per tantissimo tempo ragionare sull'etica e sulle scelte, delle scelte pubbliche, come stiamo facendo noi oggi, è quasi una, come dire, una sorta di lusso, di raffinatezza forse esoterica. In realtà, secondo me, prima che una persona possa essere chiamata a decidere per interesse pubblico, dovrebbe, non dico fare un corso di cui si parla di queste cose, ma almeno garantire che quando decide, almeno questi quattro principi che abbiamo messo, diciamo, in serie, li riesca, almeno ce li abbia in testa. Poi chiaramente ognuno risponde delle proprie azioni, insomma, no? Però secondo me questa è la base di tutto, insomma, no? Sì. Esatto. Quando parlo voi parlate di amministratori pubblici, attenzione, io parlo di tutta la gamma, cioè dal decisore pubblico, quello che è rappresentato nella componente politica, al decisore pubblico della dirigenza apicale, sicuramente molto importante, ma non l'unico, al funzionario pubblico. Ma il codice di comportamento ci chiede anche di passare oltre, di andare a cosiddetti collaboratori a qualsiasi titolo. C'è un'ampia gamma di cosiddetti decisori pubblici, che non è che sono decisori pubblici solo per quelli che hanno in mano un appalto. Attenzione, sono anche decisori pubblici tutti quelli che col proprio comportamento in qualche maniera possono orientare verso il bene comune oppure no, insomma, è un'ampia gamma. Il coinvolgimento dell'amministratore pubblico è il tema della cattiva volontà del legislatore di risolvere veramente il problema. Chi osa, direi, Rocco con la sua affermazione. Allora, invece Giovanni ci dice: mi sembra che la soluzione suggerita da Bentham sia quella più ragionevole. Infatti, in caso di inimicizia o altro tipo di conflitto, le parti in causa hanno sempre la possibilità di attivare le procedure di garanzia previste dalla legge, tipo il ricorso al TAR o al giudice ordinario, e questo dovrebbe portare il RUP ad adottare decisioni comunque obiettive. Esatto, perché, ma infatti, guarda, questo è un dubbio che ho anch'io, Giovanni, nel senso che per il mio amore quasi infinito che ho nei confronti di Benta, mi verrebbe da dire che forse lui è quello che ci ha visto meglio di tutti, cioè abbandoniamo ste regole. Sapete quanto io abbia difficoltà, diciamo, non tanto nelle regole, ma in quantità enorme di regole e procedure, no? Perché in realtà l'idea è che abbiamo in qualche maniera subappaltato al cosiddetto legislatore la riflessione su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ed è questo che in questo Bentham rivoluzionario, che è rivoluzionario anche oggi. Poi sulle soluzioni ragioniamo, però l'idea è che le persone non ragionino più su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sulla base delle conseguenze dei loro comportamenti. Per me è irragionevole. Cioè il legislatore che riflette prima di te, ti dà uno schema, ti dice quello che devi fare e quello che non devi fare, poi il tuo compito è solo di attenerti a quel tipo di regola. Per me questo è irragionevole. Ve lo dico molto. Utilizziamo anche la riflessione comune, coinvolgiamo gli interessi, dialoghiamo. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con la tua, Giovanni, la tua considerazione. Allora, dice Dora, anche a me è stato insegnato così, si scrive per far capire bene a tutti, anche se per le cose tecniche non è così facile, altrettanto è difficile trovare cittadini esperti. Forse tu stai scrivendo in risposta a qualcuno? Angela, vediamo un po'. Angela ci parla del suo primo dirigente. Già nel 1980 mi diceva: se non hai niente da nascondere, scrivi bene tutto come chi ti stia leggendo non sappia nulla. Se prima di firmare, fallo leggere a chi non sa. Se ha capito, vuol dire che ha scritto bene. Ok. Sì,
Bene, se non ci sono altre cose, io avrei terminato, perché poi ci sono, vi lascio molto tranquillamente queste slide, perché c'è uno schema su come si può fare un autotest sul conflitto di interesse che ho preso da, se vi ricordate anche l'altra volta, però me ne parlo dalla Nuova Zelanda. E qui ci sono la parte procedurale con i doveri di segnalazione, l'obbligo di astensione. Come si può gestire il conflitto, quali sono le responsabilità in caso che uno non lo gestisce secondo le regole. E poi, ecco, forse questa è l'ultima slide che possiamo dedicare un minuto, per come, secondo me, un'organizzazione, in questo caso l'amministrazione, dovrebbe gestire questa storia del conflitto di interessi, che vi ricordo è uno dei punti centrali del codice di comportamento. Allora, prima di tutto non bisogna stigmatizzare le persone che stanno in conflitto di interesse, perché meno male che c'è gente che vive, che ha passioni, inimicizie o in amicizie, va bene uguale, insomma, interessi finanziari, ma è giusto che ce li abbiano, rapporti professionali ci possono essere, perché vuol dire che quelle persone hanno una propria capacità relazionale, insomma. Quindi non stigmatizziamo, non perché una persona in conflitto di interesse è un delinquente, questo è un assioma che purtroppo ci torna indietro da altre questioni che non abbiamo controllato in passato e che in qualche maniera poi ci tornano così. Quindi situazioni di conflitto di interesse non possono essere evitate, semplicemente vietando, sempre con la solito approccio limitativo, no? Prescrittivo. Bisogna fare qualcosa in più. Un'amministrazione seria non deve solamente tirar fuori la regoletta su come si gestisce il conflitto di interesse. Quello non basta, o comunque non basta più. Basta farci stare tranquilli, ma se vogliamo, se abbiamo a cuore, diciamo, anche quello che un po' di sviluppo del cervello delle persone, dobbiamo andare un po' oltre questo. Poi i funzionari pubblici devono assumersi la responsabilità personale di identificare e risolvere situazioni problematiche. Il conflitto di interesse, a differenza di molte altre cose, è una questione molto legata alla percezione del sé, cioè alla percezione di dove sto e cosa sto facendo qui ed ora. Quindi sono io, funzionario pubblico, dipendente pubblico, che devo in qualche maniera fare una specie di analisi e cercare di capire se sono in una situazione di conflitto di interessi. E da qui si capisce quanto è importante la formazione. Cioè, se io ho un decisore pubblico che non sa nemmeno cos'è, come fa a fare questa autoanalisi? Come fa a garantirmi quella centralità di cui ho bisogno per garantirmi poi l'imparzialità, la credibilità esterna e tutto quello che abbiamo detto fino adesso? Le amministrazioni pubbliche devono fornire quadri regolamentari realistici, definire procedure chiare e comprensibili e creare efficaci sistemi di gestione. Questa è la parte, diciamo, che forse le amministrazioni pubbliche sanno fare meglio, insomma, no? Quindi definire procedure, quelle che io chiamo le gabbie comportamentali. E va bene, su questo ci stiamo, anche al legislatore. Con la 190 e poi con il codice di comportamento e tante altre regole, è molto più complesso, ma anche in realtà è molto più affrontato di prima, no? Ultima cosa, devono inoltre fornire alle amministrazioni pubbliche formazione e informazione sul tema, garantire che i funzionari effettivamente si conformino alla lettera allo spirito di tali norme. Attenzione. E quindi, secondo me, il conflitto di interesse in una pubblica amministrazione potrebbe essere, non dico facilmente, ma efficacemente risolto facendo ragionare le persone sull'etica delle scelte pubbliche, perché ragionando sull'etica delle scelte pubbliche si capirebbe immediatamente come orientare la propria scelta, no? Anche nei casi di conflitto di interesse, perché è chiaro che decidere in situazioni di conflitto di interesse è contrarissimo, diciamo, all'utilitarismo, a tutte le forme di utilitarismo di cui abbiamo parlato, perché si garantisce la massima utilità per un numero minimo di persone. Ok? Ed è l'ultima slide che qui chiudo, vi lascio la slide al percorso sul codice di comportamento che tra l'altro offriamo e offro anch'io personalmente alle amministrazioni.
un'avventura, diciamo, formativa, la chiamerei così più che un percorso, un'avventura formativa sul codice di comportamento e sulle regole del codice di comportamento. Noi con i webinar vorremmo provare a fare una cosa del genere, cercando di fare una webinar su ognuna di queste regole, un po' con il mio contributo, però vorremmo cercare di avere il contributo di persone, soggetti, di voi, insomma, che in qualche maniera hanno quotidianamente a che fare con queste questioni legate al codice di comportamento e anche a persone che l'hanno risolto in maniera innovativa e brillante. Quindi stiamo pensando a questi webinar. Alcune persone già ce l'abbiamo in mente, però se vi volete proporre le vostre iniziative, quello che fate per alcune di queste, per le regole, diciamo, che stanno qui, come l'avete vista, abbiamo doni, regali e altre utilità, abbiamo whistleblowing, abbiamo trasparenza, abbiamo la leadership, quindi la dirigenza, e abbiamo i conflitti di interesse. Ci sono un po' tutte le regole, abbiamo l'articolo 4 per i doni, l'articolo 8 per il whistleblowing, l'articolo 9 per la trasparenza, l'articolo 13 per la dirigenza, quindi la leadership etica. E gli articoli 6 e 7 per il conflitto di interesse. Ci mancano il 10, l'11 e il 12 che probabilmente faremo in un prossimo webinar. Quindi l'invito è, se avete cose da dire su queste cose qui, siete sicuramente benvenuti. Ok? Io vi saluto, io vi ringrazio per l'attenzione perché, insomma,